In antichità il limone veniva utilizzato come antidoto contro il veleno. Cosa succede però se a mettere il limone è veleno? Ve lo raccontiamo in questa nuova puntata sulla stracittadina di Milano, quell'aspro derby. Inter Milan, stagione 1957-58. 3 anni dopo, rispetto al derby che vi raccontiamo, Giorgio Gaber e Enzo Iannacci cantano Una fetta di limone, introducendo nella cultura pop i limoni, appunto. Oggi forse ci verrebbe in mente il più famoso Signora, i limoni, ma non pensiamo a come prima ad ispirare fossero due cantautori di quel calibro e oggi un tormentone social, una cosa alla volta. I tempi cambiano, proprio come ora difficilmente rivedremmo quello che accadde il 6 ottobre 1957. Quinta giornata del campionato di Serie A. Un limone in campo, un limone migliore in campo, in un derby. Di solito del limone si gusta il succo, ma in questo caso Benito Lorenzi, attaccante dell'Inter all'ultima delle sue 11 stagioni in nerazzurro, ha utilizzato anche la scorza. Il Milan gioca la sfida da campione d'Italia in carica, grazie allo scudetto vinto con Mister Gipoviani, lo sceriffo, per via dei suoi modi spesso rudi. I rossoneri giocano una stagione dolce e amara, chiudendo il campionato nella parte anonima della classifica, ma divertendo, stupendo e segnando raffiche di gol in Europa, fino alla conquista della finale contro il fortissimo Real Madrid. I bianchi alzeranno la coppa solo ai supplementari. 3-2, il soffertissimo finale. Pochi giorni prima il Milan gioca proprio il primo turno di Coppa Campioni in casa contro il Rapid Vienna. 4-1 il finale di una sfida pazzesca, cattivissima, con gli austriaci che sotto di 2 gol dopo 8 minuti la buttano sull'agonismo oltre il regolamento, steccando chiunque avesse la casacca rossonera. Una sfida che acciaccherà diversi calciatori e che li snerverà in vista di un Inter Milan che regalerà poco allo spettacolo. In quella gara Schiaffino sbaglia un calcio di rigore. Questo in qualche modo cambierà la storia di Inter Milan. In tribuna ad assistere alla gara c'è anche Ferenc Puskas, uno dei più forti calciatori di tutti i tempi. Cosa ci fa in quel periodo nel bel mezzo della stagione in tribuna San Siro Puskas? Apriamo una parentesi, torniamo indietro di un anno, siamo nel 1956. In Ungheria scoppia la rivoluzione ungherese, il governo ordina all'Honved in Europa per disputare alcune gare amichevoli prima dell'impegno in Coppa Campioni contro l'Athletic Bilbao di rientrare in patria. Quasi la totalità dei giocatori fa orecchie da mercante, il club viene sciolto dallo Stato e arriva una squalifica di 2 anni per tutti i tesserati. Ecco perché Puskas si ritrova a Milano in tribuna a vedere il Milan. Per provare ad uscirne Ferenc Puskas si finse addirittura morto. Rimane un lungo periodo in Italia vivendo a Bordighera. In Liguria riceverà spesso le visite di dirigenti sportivi dei grandi club italiani che cercano invano di fargli firmare un contratto. Immaginate ora un campione di quel calibro, per esempio Messi, senza contratto per 2 anni, che decide di vivere in una bella cittadina italiana come Bordighera, con dirigenti delle più grandi squadre che a rotazione provano a citofonargli per vestirlo dei colori del proprio club. Che romanticismo! Roberto Bonardi voleva portare Puskas alla Fiorentina, Fiorentina campione d'Italia 57 e finalista in Europa ancora contro il Real Madrid. Tra Bonardi e Puskas nasce una grande amicizia che porterà il maggiore a cavallo a visitare l'amico italiano nella sua città natale, nei dintorni del capoluogo toscano Signa. È lì che il giocatore giocherà una gara amichevole con il Signa. Un sogno. Il più forte giocatore di quel momento in campo con operai e carpentieri. Il Signa vince 3-0 contro gli allievi dell'Empoli, che non fanno però segnare il fortissimo numero 9. Fino a quel momento 358 gol in 350 gare con l'Honved. Magari qualcuno avrà pensato fosse finito perché senza squadra è incapace di segnare agli allievi dell'Empoli. Per me qualcuno lo avrà pensato,
e se ci fossero stati social magari lo avrebbe anche scritto. Invece andrà al Real Madrid e segnerà ancora e ancora 201 gol in 229 partite, chiaramente vincendo un'infinità di trofei, ma torniamo al limone. Era doveroso e troppo nostalgico questo aneddoto per non inserirlo, scusate, torniamo alla gara prima del derby. Risediamoci sugli spalti di San Siro, Puskas era lì, vestito di tutto punto con la spilla del Milan al petto, sostenendo in modo vigoroso i rossoneri, tanto che il Corriere della Sera il giorno dopo scriverà un articolo dal titolo Puskas milanista. A pochi metri da lui ci sono giocatori dell'Inter che osservano i prossimi avversari del Milan. Tra questi c'è Lorenzi, già caldo, nervoso, elettrico, veleno è lì, si accalora in commenti con i compagni. Ha già voglia di vincere la stracittadina. Un giornalista lo ferma e gli chiede se sarà della sfida, nonostante la botta subita qualche giorno prima contro il Padova. Anche se dovessi trascinarmi in campo, giocherò e sarà decisivo, ai noi. In quella gara di Coppa, carica di agonismo, Cucchiaroni viene espulso per aver rifilato un pugno ad un avversario dopo i tanti falli subiti. Questa espulsione in qualche modo cambierà, insieme al limone, il sapore del derby che si giocherà solo 4 giorni dopo. Il Milan si trova di fronte Veleno, Benito Lorenzi detto Veleno. L'appellativo arriva direttamente dalla madre, costretta a gestire un figlio un po' troppo agitato durante tutto il periodo adolescenziale. E non solo. Una sfida brutta, poco spettacolo, come spesso accadeva, molto agonismo. Il Milan comunque, da campione d'Italia in carica, fa la partita, conduce il derby, ma spreca molto, moltissimo. Colpisce 2 legni, uno con Bin, uno con Cucchiaroni. Le uniche emozioni saranno i 2 calci di rigore. Uno per parte, entrambi molto generosi e molto contestati. Lorenzi simula grottescamente in area. Lo bello tentenna un attimo e poi indica il dischetto 1-0 Inter. Dagli 11 metri realizza Vincenzi. 10 minuti più tardi, penalty per il diavolo. Vi ricordate che l'errore dal dischetto in Coppa avrebbe in qualche modo cambiato la storia di questo derby? Sbagliò Schiaffino? Ed ecco che sul punto di battuta ora si presenta Cucchiaroni. Ferma tutto, qui blocchiamo il tempo e vi facciamo rivivere quei 2 minuti come dal vivo, come nessuno li ha mai visti. L'arbitro fischia e partono le veementi proteste per l'assegnazione di un nuovo rigore. Lorenzi, il veleno, in quel momento chiede alla panchina di dissetarsi. Per fare questo gli arriva un po' d'acqua e nel silente frastuono dello stadio e in quel preciso momento un limone da mangiare. Proprietà dissetanti e rinfrescanti del limone. Lorenzi guarda quel limone mezzo masticato e inizia a pensare e si ricorda di essere veleno. In antichità il limone veniva utilizzato come antidoto contro il veleno. Ma cosa succede però se a mettere il limone è veleno? In quel frastuono Lorenzi architetta il suo piano geniale, grazie anche al fatto che tutti sono distratti dagli eventi. Ed ecco che l'attaccante dell'Inter prende il limone e lo piazza sotto il pallone in direzione porta. Gli spettatori del primo anello gridano e cercano di aiutare Cucchiaroni, che però non capisce perché mi gridano, cosa mi stanno dicendo, cosa vogliono, devo calciare un rigore abbastanza importante, stiamo dominando un derby e stiamo sotto di un gol. Rincorsa, sospiro, calcio. Altro rumore sordo, la partita finirà lì, in quel momento, nonostante l'arrembaggio rossonero. Lorenzi corre verso il portiere ad abbracciarlo e dà un calcio con il piede alla buccia, come a nascondere l'arma del delitto. Di solito la scorza di limone si usa per insaporire le pietanze. In questo caso ha insaporito un derby, a dire il vero, un po' aspro.